Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Continuiamo oggi con i video a tema Food Birthday e in particolar modo andiamo ad analizzare una simpatica evoluzione uscita un paio di giorni fa, la più costosa se non erro, rilasciata quest'anno su FC24, ma che ci permette di poterci divertire con tanti giocatori. E poi vi vado a fare anche una bella review di due calciatori che mi avete richiesto in tantissimi. Sto parlando delle SBC di Makelele e del buono Juan Cuadrado. Partiamo proprio dall'evoluzione, ovvero la Secret Staff 1 o 2, che ci permette di poter evolvere una vastissima gamma di giocatori. Addirittura sono 16.425.705 le combinazioni possibili. Per quanto riguarda la velocità, è possibile andare ad evolvere un giocatore che abbia massimo 91, per il dribbling massimo 88, massimo 6 playstyles totali, uno di questi massimo plus, 4 stelle skill, tiro massimo 89 e fisico massimo 75. Andiamo ad ottenere così un più 4 di stelle skill, quindi praticamente becchiamo un più 5 sulla stragrande maggioranza. Il playstyle del trickster e delle giocate di classe, ma soprattutto il playstyle plus del tecnico, la corsa controllata. Più 2 di overall, più 2 di velocità, più 1 di tiro, più 2 di difesa, più 4 di passaggio e più 2 di dribbling. Quindi vi ripeto, veramente tante le opzioni per poter andare a scegliere il giocatore che più vi può piacere. Io ne ho selezionati principalmente 3 perché in base anche a quella che è la situazione attuale del gioco potrebbero tornare comodi. E il primo giocatore di cui voglio parlare è Fernando Torres, la sua versione icona base. Perché ho selezionato Torres? Veniamo da un periodo nel quale tra pick icon e robe varie magari ci siamo ritrovati tra le mani giocatori che abbiamo preso perché sembravano l'opzione meno peggio, ma che non ci soddisfavano fino in fondo. Torres nella sua versione base ha comunque delle ottime statistiche perché è un alto normale di work rate, ha un 4-4, ha il tiro a giro plus, ha delle statistiche convincenti e anche un buon rendimento in game. Quindi noi, andando a prendere questa sua versione 89, in realtà non facciamo altro che potenziarla in positivo, ovviamente, perché andiamo ad aggiungere un playstyle importante come quello del tecnico plus. Diamo più 2 di punti in velocità arrivando a 91, il tiro era già positivo, abbiamo un più 2 di dribbling che lo aiuta a muoversi soprattutto nello stretto, ma soprattutto gli diamo la possibilità di accedere alla quinta skill sbloccando appunto il ruolo di esterno, che ovviamente non può fare di partenza, ma voi lo potete andare a spostare. Quindi se lo mettete largo, con la quinta skill, oltre ad avere anche il tiro a giro per minacciare, può anche fare la classica sola scoop turn e mandare in porta poi con un driven pass i suoi compagni. Quindi secondo me questo Torres può valere la pena di andare a fare l'evoluzione della Secret Staff, soprattutto se ce l'avete non scambiabile, perché poi vedete c'è anche tutta una serie di playstyle corollari come il razzetto, il rapido, che gli danno una mano ad essere un giocatore performante. Un altro giocatore molto interessante ovviamente è Heung-min Son, la sua versione oro raro, che diventa appunto Food Birthday 89. Già aveva anche lui il tiro a giro, guadagna un ulteriore playstyle molto carino che è quello del tecnico. A differenza di Torres, lui esterno, perché anche in questo caso per me parliamo di un esterno, ci parte come ruolo e in più ha anche il 5 di piede debole, un giocatore che conosciamo bene perché è veloce, ha un ottimo tiro, un ottimo dribbling, il body type lo penalizzava un po', ma in realtà con l'aggiunta di questo playstyle del tecnico, secondo me, è tanto aiutato anche Son nell'andare a svolgere meglio il ruolo di esterno. Poi la quinta skill chiude il quadretto, quindi per me Son è un altro esterno interessante che si può andare ad utilizzare. Un'altra carta della quale vi voglio parlare è il buon Dennis Bergkamp Winter. Mi direte: Matteo è impazzito? E invece no, perché ricollegandoci al discorso di Fernando Torres, soprattutto con quest'ultimo pick icon, che è un pick icon dal quale sono state segate le Winter, ma ci sono le base, ma ci sono le Thunder, le Winter e le Toti, con le prime due droppate tantissimo, sto Bergkamp che magari ve lo ritrovate tra le mani e vi ritrovate un'ottima mezzala che ha alto alto come work rate di partenza, il passaggio incisivo come playstyle plus e in più a questo si aggiunge il tecnico e abbiamo una mezzala che guadagna la quinta skill, che può fare il trequartista, che ha delle ottime stats perché 87 di velocità, 96 di passaggio, 90 di dribbling, a cui andiamo a mettere anche un discreto 79 di tiro, perché poi se guardiamo le statistiche in realtà lui pecca un po' in potenza e tiro da fuori, però di finalizzazione
a un 81, però ovviamente quello che spicca qui sono le statistiche di passaggio, perché ha 99 di corto, anche quelle di dribbling, e il pacchetto di playstyle, visto che ha il tiro a giro bianco, il calibrato bianco, il tiki-taka, la calamita, il a prova di pressing e anche la trivela. Quindi Bergkamp è un altro giocatore che secondo me può essere tranquillamente inserito all'interno della Secret Staff, se lo avete non scambiabile. Una nota a margine poi invece la voglio dare sull'altra evoluzione, quella gratuita, la Birthday Magic, nella quale è possibile andare a fare Rashford. Si era vociferato in passato di sto Rashford evoluzione, finalmente è uscito. Rimane 5 skill, 3 di piede debole, se upgrada un po' statisticamente guadagna il playstyle plus del rapido, che magari lo dà una mano soprattutto nei dribbling in corsa, però il grosso punto carente di sto Rashford è il 3 di piede debole, e per quello che mi riguarda non è che ci andrei a perdere troppo tempo, magari se proprio volete da super sub, però un super sub che entra con 3 piede debole, magari si trova la palla sul mancino, quella decisiva, non è proprio bellissimo. Quindi questa evoluzione qua un po' più marginale, quella che mi interessava approfondire era la Secret Staff, sulla quale vi ricordo le scelte ovviamente delle quali abbiamo parlato. Passiamo invece adesso ai due giocatori clou di questo video, ovvero Makelele e Cuadrado, e partiamo proprio dal mediano francese. E già qui abbiamo un primo problema, partendo dal prezzo, perché il prezzo di questa SBC è quasi 1 milione, quindi un costo che lo pone in una fascia alta, anche se di mediani puri non è che ce ne siano tantissimi. Tuttavia a me onestamente fa storcere un po' il naso, perché se pensiamo che magari con il farmaggio di una o due weekend league si può portare a casa tranquillamente un Ramirez Fantasy, che per me è il mediano più forte dopo aver a Toti, sto Makelele che vi rimane lì non scambiabile, manco si upgrada, insomma mi lascia un po' perplesso. Ma parliamo del rendimento in sé di questa carta, perché 1,74 m come work rate a basso alto, 4 le stelle skill, 5 il piede debole, un work rate che quindi diciamo parla per lui, perché non è che può farvi la mezzala, perché non attaccherebbe o comunque sarebbe molto passivo nel supportare l'azione. Lui è il classico che va giocato davanti la difesa, da solo, con uno più offensivo, perno in un 4-3-2-1, ma deve essere giocato davanti la difesa. Passiamo a vedere i ruoli secondari per ibridare, che sono il CC e l'ED qualora abbiate bisogno, mentre veniamo al suo rendimento in game. Un giocatore che è indubbiamente veloce, palla al piede e non solo, visto che ha un 85 di velocità con 87 di accelerazione e 84 di velocità scatto, ha un ottimo razzetto come Playstyle Plus, che quindi incrementa effettivamente la corsa, ma sappiamo bene che diciamo che nel ruolo di mediano non è che hai bisogno di farti queste grandi cavalcate ed essere Speedy Gonzales, servono più altre caratteristiche. Caratteristiche che poi vedremo a breve, perché skippiamo il tiro perché non ci interessa, visto che quel 60 di finalizzazione unito al work rate basso in attacco non vi dico proprio. Sui passaggi bene, 93 di corto, 85 di lungo, che comunque chiaramente per un mediano che si ritrova a gestire tanti palloni, soprattutto quello che dalla difesa passano nel centrocampo, serve sempre saper muovere la palla con qualità, e lui lo fa discretamente bene. Per quanto riguarda il dribbling, ottimo, palla al piede si muove bene, soprattutto grazie al 94 di reattività si muove molto bene sulle linee di passaggio, quindi con l'L2, bene anche la freddezza 93, ma ora arriviamo secondo me alle note dolenti di questo Makelele, perché ha 90 di difesa con 94 di intercetto e 91 di lettura difensiva, 90 di forza e 91 di aggressività, che sembrerebbero preconfigurarvi un demone, un giocatore totale, full automatico, roba che dovrebbe fare tutto quanto da solo, pure il caffè a richiesta. Niente di tutto questo, ragazzi, purtroppo si sente tantissimo il suo body type piccolino, quindi alle volte seppur si muove bene sulla linea di passaggio non riesce ad intervenire perché è di 1,74 m. Diciamo che l'ho trovato anche poco efficace in quello che è il recupero del pallone, perché anche qui con le gambette spesso non riesce ad affondare il contrasto, e quando riesce ad affondare il contrasto magari non ne riesce a mantenere il possesso. L'ho trovato anche tremendamente poco automatico, bisogna star lì ogni tanto a prenderlo, a selezionare, a portarlo
sulle linee di passaggio, perché altrimenti lui un po' si perde, e per quello che è il prezzo, ripeto, non è che mi sento di consigliarvelo, perché poi veniamo ai playstyle. Per carità di Dio, ha praticamente tutti i playstyle difensivi, tra cui anche il Mastino Plus, la prova di pressing che dovrebbe dargli una mano contro avversari più fisici, però secondo me questo Makelele ha un rendimento in game totalmente opposto a quelle che sono le ottime premesse che si avevano dalle statistiche, quindi io sincero ve lo sconsiglio, non mi sento neanche di darvi un voto o uno stile d'intesa per questo giocatore. Veniamo adesso ad un altro giocatore che mi avete chiesto in tantissimi, che è Juan Cuadrado, uscito ieri sera. Una carta che parte terzino, ha come work rate alto basso, 5 stelle skill e 5 di piede debole, ruoli praticamente tutti quanti della fascia destra, dal TD fino all'attaccante destro. Un giocatore che ha 97 di accelerazione e 97 di velocità scatto, completamente fake, amici miei. Perché essendo un giocatore dal stile di corsa mostly explosive, gli manca quel tipo di animazione tipica dell'Engty. Per cui quando inizia a prendere campo o cercate di speed boostarvi con un doppio passo, non fa mai quell'animazione a buttare il corpo in avanti per prendere campo, ma sembra quasi sempre correre sul posto. Quindi lo trovate veloce solamente se avete campo aperto e non avete nessuno da dover superare in velocità, ma se c'è qualcuno con cui se la sta lottando, sto Cuadrado viene sempre recuperato. Quindi quel parametro lì mi ha proprio disilluso, perché io ero illuso, perché io ero convinto di avere un giocatore tra le mani super fast, ma invece non è così. E vi dico che io l'ho provato sia da terzino che da attaccante destro, quindi l'ho provato sia un po' più offensivo che più difensivo. Per quanto riguarda il tiro, quello 75 di finalizzazione si sente tanto, dentro l'area di rigore avete bisogno dei timed per cercare di buttarla dentro. Sui passaggi bene, soprattutto il corto, quando lo usiamo da esterno per finalizzare l'azione e mandare la palla dentro l'area verso le nostre punte, la gira molto bene, soprattutto con i driven pass, nonostante non abbia il calibrato come playstyle. Quello che fa perfettamente sono i cross, grazie al playstyle del passaggio teso, trova sempre il compagno in situazioni pericolose, e quello è uno dei punti più forti di questa carta. Agilissimo palla al piede, su questo nulla da dire, la 5 skill si sente che è una meraviglia, skill con il reverse elastico, con la sola scoop turn la palla la tiene praticamente franco bollata al piede, anche con i micro movimenti con la levetta li fa molto bene, però anche qua poi arriviamo alla fase difensiva che non mi ha entusiasmato, perché infatti le statistiche difensive non sono altissime, l'unica cosa ad essere molto alta è l'aggressività 95, ma pecca di forza 73. Come playstyle c'è il procione bianco che potrebbe dare una mano, però sinceramente io questo Cuadrado l'ho trovato tremendamente poco automatico e l'ho trovato anche tremendamente marcio dal punto di vista fisico. Sono arrivato a dare un paio di spallate a giocatori anche molto deboli fisicamente come la Rolfo. Sto Cuadrado rimbalzava, cascava, vincevano sempre gli altri i contrasti con la difesa avanzata. Se lo giocate da terzino, diciamo che qualche intercetto ve lo fa, qualche palla col contrasto la recupera, però se perdete palla una volta che avete iniziato l'azione davanti e lo state giocando terzino, lui è stralento a ritornare, spesso e volentieri vi trovate poi con il buco in difesa. Quindi considerando che avete un giocatore tra le mani, che per carità, sì, anche la corsa controllata che non fa male, ok, che però non è un top nel ruolo di esterno, non è un top nel ruolo di terzino, e sono due ruoli dove ci sono tante alternative, soprattutto da terzino che è uscita l'evoluzione dove si poteva buttare dentro Spinazzola eccetera, purtroppo anche Cuadrado io non mi sento di consigliarvelo, anche perché parliamo di un giocatore che costa quasi mezzo milione. Ragazzi, anche per questo video è tutto, io come al solito vi esorto a farmi sapere nei commenti quale tra questi giocatori delle evoluzioni vi piace di più o quale avete voluto voi, e soprattutto cosa ne pensate di Makelele e di Cuadrado, che purtroppo si sono rivelati non proprio le migliori scelte secondo me nei loro rispettivi ruoli. Peraltro vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata e un salutone dal vostro Liberoschi. Alla prossima, ciao!